52 persone si sono iscritte nel registro donatori di midollo osseo nazionale nella giornata organizzata lo scorso sabato 22 giugno ad Agropoli da ADMO e Avis. Tra queste potrebbe esserci il donatore compatibile con il piccolo Gabri o comunque un angelo che potrà salvare in futuro una vita. Una grande operazione di informazione e sensibilizzazione è stata operata dalle ore 13 alle ore 17 anche presso l'impianto sportivo Guariglia, mentre era in svolgimento il campionato nazionale di atletica under 18, oltre 2.000 atleti partecipanti per quelli che potrebbero essere i donatori di domani. Grazie a nome del sindaco Adamo Coppola e dell'intera amministrazione comunale per la sensibilità dimostrata. Gli agropolesi, quando chiamati in causa, dimostrano sempre di avere un cuore grande. Grande soddisfazione è stata espressa dal papà di Gabriele, Cristiano Costanzo, che ha ringraziato per la partecipazione e l'eccezionale sensibilità della popolazione cilentana. Il bilancio stamattina è molto positivo perché siamo appena un paio d'ore che stiamo. Ho qua già più di una cinquantina di ragazzi, sono già iscritti, ha fatto l'iscrizione al registro. L'iscrizione al registro è molto semplice, i primi due requisiti sono l'età e il peso. Il peso va da 50 kg in su, l'età un giorno meno 36 anni, da 18 un giorno meno 36 anni. Si fa un tampone salivare, questi tamponi salivari vengono analizzati, dopo analizzati vanno in banca dati e poi si aspetta la chiamata di essere compatibili. L'informazione sta passando, come dicevo già prima, i ragazzi erano già informati, abbiamo fatto un passo da gigante 3 anni fa a oggi. Oggi i ragazzi corrono a essere iscritti, che prima invece si allontanavano, non pensavano che cosa si dovesse fare, o chi rimaneva paralizzato, confondevano il midollo osseo con il midollo spinale. Adesso invece no, arrivano tranquilli, si prendono i voti, si iscrivono, avete bisogno di informazioni? No, sappiamo tutto. Ringraziare al sindaco che ci ha dato la disponibilità di stare in piazza stamattina, ha messo a disposizione tutta la piazza per questo evento, e l'Avis di Agropoli che ci ha ospitato e che ha fatto questo evento insieme, che volutamente abbiamo fatto questa cosa insieme. Devo dire che questa è stata una mattinata e continua ad essere una mattinata interessante. Questa iniziativa che è nata con l'ADMO già da un mese fa, era già in programma, e sta avendo un successo enorme. Io ieri sera ho chiamato l'interessato per dirgli: vedi che domani mattina ci sarà un'affluenza consistente, perché ho avuto tantissime telefonate. Sono contento perché la gente risponde, tantissimi giovani, e noi a fianco con l'Avis ci siamo messi giusto per supporto, e comunque stiamo facendo anche noi un po' di raccolte, che il sangue purtroppo serve sempre. Adesso abbiamo due casi urgenti a Vallo di zero negativo, tra l'altro, che è un gruppo abbastanza raro, e speriamo che quelli che abbiamo raccolto stamattina siano zero negativo, me lo auguro per chi ne ha tantissimo bisogno.